Queste settimane ci si è molto interrogati sulla stabilità del ponte provvisorio di Romagnano. L'allarme dei piloni scoperti è però rientrato. ANAS ha infatti chiarito che il ponte è stabile e il fatto che i piloni siano a vista non deve destare preoccupazione. Ma qualcuno ha notizie del ponte definitivo? Ci risponde il sindaco di Romagnano, Alessandro Carini. Ci auguriamo, come ci è stato comunicato, che verso la fine di settembre, inizi di ottobre, possa essere presentato ufficialmente e possa già aver ottenuto anche i permessi richiesti per poter partire poi l'affidamento dei lavori. Il progetto comunque sta andando avanti, c'è la copertura economica, ANAS ha assicurato che c'è per il nuovo ponte, dunque noi ci auguriamo solo che adesso si possa arrivare il prima possibile a realizzare il nuovo ponte, che ovviamente prevederà anche il passaggio dei pedoni ufficialmente e una serie di strutture che questo provvisorio ovviamente non ha. Facendo però qualche ricerca sul sito di ANAS, aggiornato giornalmente, troviamo ancora la pagina relativa alla realizzazione del ponte provvisorio, come se i lavori fossero ancora in corso. Nella sezione dedicata alle nuove opere non c'è nulla, e nemmeno fra le comunicazioni ufficiali della società. Ci si augura che si tratti di una svista causata dal caldo, ma noi seguiremo passo a passo questa vicenda, che si spera non diventi la solita storia infinita all'italiana.